Coppa dell'Elite d'Europa, primo turno eliminazione diretta, gli ottavi di finale, si gioca l'andata alla Bayer Arena di Leverkusen, Bayer Leverkusen Juventus e dunque la Juve che vince il girone, lo ricordiamo di questa competizione, l'abbiamo vinto con 18 punti, quindi comunque un risultato veramente importante, però chiaramente sapete benissimo che i risultati nei gironi contano relativamente. Tra l'altro Juve che ha dimostrato di essere solida dietro con 0 gol subiti. Ed adesso vedete il collegamento con lo stadio, Konami Stadium, dunque Bayer Leverkusen Juventus si giocherà al Konami Stadium. Ed è iniziata. Quadrado, vediamo se la Juve punta subito all'attacco. Quadrado, palla a cercare Bernardeschi che perde il contatto col pallone. Bender, De Ligt, Szczęsny, lancia lunghissimo, palla persa, e allora Weisner, Belarabi, Bailey, fallo di Alexandro. Fallo su Belarabi, attenzione al cross adesso di Demir Bey. Juve, Bayer Leverkusen e Juve che si sono affrontate, attenzione qua, bel tiro, palla fuori. Che si sono affrontate diverse volte nella loro storia, ricordiamo Champions League 2001-2002 con il 4-0 di Torino con le reti di tripletta di Trezeguet e gol di Del Piero, e poi c'è stato la sconfitta alla Bayer Arena 2-0. Attenzione a Ronaldo! Mamma mia, questa era una bellissima occasione. Poi quest'anno appunto in Champions League la Juve ha giocato contro il Bayer Leverkusen all'andata, finita 3-0 con le reti di Higuain e Ronaldo, doppietta di Higuain e gol di Ronaldo, e il ritorno, le reti di Ronaldo e Higuain. A proposito, me l'ho fatto apposta, ma tant'è che è questo. Attenzione, Bernardeschi in zona tiro. Stavo pensando se ha segnato i due gol Higuain all'andata col Bayer Leverkusen, ma fa niente, non me lo ricordo bene questo risultato. Cioè, mi ricordo il 3-0, non mi ricordo se ha segnato effettivamente due gol Higuain. Attenzione, Dybala, palo! Mamma mia, sarebbe stato importantissimo. La Juve che cerca il gol, che in trasferta varrebbe doppio. Palla per Rabiot, la fa passare Ronaldo. Rabiot ancora, se la trova lì, prova a piazzarla. Forse c'è stato il palo anche, vediamo. Palla che sembra veramente essere uscita di poco, anche questa. Guardate, rivediamo, Rabiot se la trova lì, tiro. E no, proprio uscita di tanto, uscita di tanto, anche brutto tiro quello di Rabiot. Rabiot a cercare Voland. De Ligt, imperioso per Dybala, che mette in movimento Fede Bernardeschi, esce anche il portiere, Bernardeschi lo salta, non è possibile, come con Lecce nella realtà, sbaglia un gol clamoroso Federico Bernardeschi, aveva saltato anche il portiere, ma col piede non suo l'appoggia fuori. Brutta, brutta palla questa persa. Poi Bentancur allarga per Ronaldo, l'appoggia per Dybala, Dybala si gira, prova a piazzarla, c'è una gran parata. La stava piazzando Paolo Dybala. La Juve domina, ma è un dominio sterile. Il risultato è ancora fisso sul 0-0. Palla dentro intanto. Attenzione Ronaldo, gran parata! La palla rimane lì, però il Bayern riesce in qualche modo ad uscirne, ma anche se di poco, perché la palla finisce a Bentancur che prova il cross immediato e guadagna. Calcio d'angolo al 43esimo. Grandi occasioni, ma palla dentro ancora niente. Bentancur sbaglia la sponda a Bernardeschi. Certo che andare a cercare di testa Bernardeschi non è che sia proprio la bella idea. Dybala, cross in mezzo a Ronaldo, in qualche modo si sfascia a metà e la palla finisce a Radetzky. E finisce primo tempo al Konami Stadium. Bayer Leverkusen 0, Juventus 0. Dominio Juve, ma risultato ancora bloccato. Per i Bayern possiamo dire che sarebbe comunque un risultato abbastanza positivo, insomma consentirebbe di giocare a Torino poi con due risultati su tre. Rabiot,
Mette in movimento Alexandro, non è una brutta idea. Alexandro, cross in mezzo, ma non c'è nessuno. Palla che arriva addirittura a Blaise Matuidi, che cerca il tiro lui, Radetzky. Non era neanche male il tiro di Matuidi, ci ha messo un po' troppo a coordinarsi, ma non era assolutamente male. Palla per Bernardeschi. Bernardeschi prova un inserimento di Matuidi, facile per Radetzky. Chiamiamo i cambi subito perché la squadra sta facendo fatica. Mettiamo Higuaín perché serve peso davanti. Mettiamo anche Miralem Pjanic per dare più geometria al centrocampo. Radetzky. Ancora Bernardeschi a recuperare palla. Dybala. Palla fuori. Bello spunto. La palla, come possiamo vedere, che non entra. Sembra una partita veramente stregata questa, perché cioè, anche sulle grandi giocate non si riesce a trovare la porta. E quando si è trovata è stato bravissimo Radetzky. Palla a cercare ancora, ma Bonucci svetta. Non arriva Higuaín. Allora palla per ancora il Bayer che cerca di giocare il pallone con Matuidi, che forse commette fallo, per l'arbitro no. E allora Higuaín riesce a darla per Ronaldo che sbaglia al primo controllo. Ta! Chiude benissimo. Però poi fa un pasticcio enorme, Pjanic, Pipita, sbaglia il passaggio per Dybala, cerca addirittura il tiro, diventa un assist per Ronaldo, ma cosa fa? Era fuori gioco, ma che errore! Era fuori gioco, ma incredibile comunque, al di là di tutto l'erroraccio di Cristiano Ronaldo al 67esimo, Juve che non riesce a segnare, partita veramente che sembra ultra stregata. Dragovic, lancio lunghissimo. De Ligt chiude anche questa. Difesa della Juve, che è la parte sicuramente più positiva di questo torneo. Dybala sbaglia ancora. Dybala non è in serata. Lo togliamo assolutamente dentro per l'ultimo cambio. Douglas Costa. Serve più freschezza in quella zona del campo adesso. Quadrado di gran carriera, questo è un gran recupero palla di Quadrado che vede Ronaldo, lo serve Cristiano Ronaldo, si sblocca la partita, la Juve segna in trasferta, c'è voluto lo spunto di Juan, la Vespa Quadrado ed è un gol pesantissimo perché in trasferta, guardate che strappo mostruoso di Juan Quadrado che poi va alla parte, va dal giocatore, quello piazzato sembra meno bene, quindi Ronaldo. Il passaggio più difficile è andato a trovare. Movimento di Ronaldo fantasmagorico. E 1-0 Juve. Finalmente si sblocca la partita. Partita che stava diventando veramente complicata. Ronaldo prova a girare il pallone adesso per Higuaín che si libera con una giocata portentosa. Higuaín il palo. Non è finita. Ronaldo la mette giù. Ronaldo. Higuaín la trova lì. Gonzalo. Higuaín 2-0 al Konami Stadium. Qua sfortunato sul primo tiro, forse fortunato possiamo dirlo sul secondo. Guardate Ronaldo qua che sfiora ancora il gol. Qua Higuaín e si gli smorza il pallone, lo rende ancora più imparabile, mettiamola così. E 2-0, che in questo momento, in una partita che sembrava difficile, chiuderebbe anche il discorso qualificazione con Pjanic, che addirittura recupera un'altra palla, la dà in movimento Higuaín, una gran palla Higuaín. 3-0 Juventus, partita chiusa, doppietta di Gonzalo Higuaín. La Juve gioca sul velluto adesso, è un Bayer Leverkusen che ha completamente staccato la spina ed è fantasmagorico anche Gonzalo Higuaín che dopo essersi sbloccato sigla subito il 3-0 e come detto per il Bayer sarà molto difficile adesso restare aggrappati alla qualificazione. Fallaccio di Matuidi qua, credo che scatterà un giallo perlomeno inutile su Dirvi. Infatti scatta un giallo veramente regalato. Demir Bejk, cross in mezzo, ma la Juve dietro è messa sempre benissimo. Matuidi adesso palla ancora per un tiro in porta. Szczęsny l'ha visto all'ultimo. Bailey, non era assolutamente male questo tiro di Bailey. Juve che ha rischiato di prendere il suo primo gol in questa Coppa dell'Elite europea. Demir Bey crossa l'angolo.
Ma tira veramente facile, facile per la Juve. Allora ancora Higuain fa correre, addirittura Pjanic, va Pjanic a correre. C'è Douglas Costa, vuole servirlo, Miralem Pjanic lo serve, Douglas Costa addirittura rallenta l'azione invece di velocizzarla, ma fa una gran giocata. Douglas Costa esagera forse sul pallone, sì, non pensava al ritorno, ma finisce qui. La Juventus batte 3-0 il Bayer Leverkusen al Konami Stadium. Vince in trasferta al ritorno, servirà solo evitare una disfatta e sarà quarti di finale. Speriamo che sia così. Noi ci vediamo per la partita di ritorno e quindi al prossimo video di questo splendido torneo. Ciao!